la città è stata scelta come location per una finale nazionale di un trofeo che si svolge in tutta Italia, per cui il voler riconoscere alla città di Mazara del Vallo la leadership di questo trofeo è un grande onore per la Federazione Italiana Karting e per Ace Sport. Ovviamente aspettiamo tanti e numerosi spettatori come sempre per divertirci e dare il nostro meglio ed apprezzare di più la nostra disciplina sportiva. E dopo ho anticipato la discesa dal Veneto qua alla Sicilia, perché sicuramente qua a Mazara del Vallo, come ho già visto, ho visto dei posti molto belli da visitare, anche se malgrado il tempo ha ostacolato un po' la situazione geografica, però l'importante è che ci possiamo inoltrare e vedere cose importanti anche qua. Finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo pronti, abbiamo tutto a posto. Ringrazio l'amministrazione tutta, in particolare Ciccio Foggia, il sindaco che ci ha permesso tanto, ci ha permesso tra l'altro di riasfaltare tratti del percorso per renderlo molto più bello e molto più sicuro. E quindi io spero che verranno tanti piloti, purtroppo il tempo non ci accompagna, ma noi gareggeremo lo stesso anche sotto l'acqua, perché è uno sport che si può fare anche quello. Io ringrazio gli organizzatori, ringrazio il signor Bonanno, ringrazio il signor Anastasio per aver coinvolto i nostri ragazzi in questa manifestazione. Noi crediamo veramente che la persona disabile possa partecipare in tutte le manifestazioni di questa città, perché se noi superiamo quelle abilità mancanti che hanno, possono veramente fare e dare tanto. Grazie a Francesco Foggia che ci coinvolge sempre. Sono Inza Maccotta, sono nel direttivo dell'Associazione Abilmente Uniti. Ringrazio Francesco Foggia per aver coinvolto i nostri ragazzi, e anzi che sia di stimolo per tutti quelli che organizzano questi eventi, per invitare i ragazzi a partecipare sempre di più e coinvolgerli e ad essere sempre presenti in tutte queste manifestazioni. Grazie. Ormai il karting è una realtà della nostra città. Attraverso lo sport si promuove, diciamo, la nostra meravigliosa Mazara del Vallo. L'esempio sono questi piloti che arrivano dal nord Italia. Tutto ciò per gratificare il grande impegno di quegli organizzatori che stanno mettendo anima e corpo per realizzare questo evento. Ringrazio Vito Bonanno, Gaspare Anastase, Giacchi Giametta, ma soprattutto devo ringraziare tutte le attività commerciali che hanno sponsorizzato l'evento e l'amministrazione comunale che ha dato il patrocinio oneroso, in più ha reso sicuro il circuito cittadino asfaltando alcuni tratti di strada. L'obiettivo era quello sicuramente di fare vincere lo sport. Ci siamo riusciti, ringrazio l'assessore Billardello che in questi anni ha dato una grande importanza allo sport. Infatti io dico sempre che il cuore pulsante di questa città è anche lo sport mazarese e non solo. Diverse attività si sono realizzate, adesso discipline sportive come il triathlon, gare di nuoto, ciclismo e il karting ormai è una realtà della nostra città. Siamo alla quinta edizione, quest'anno avremo una gara nazionale, quindi ci stiamo migliorando. L'obiettivo è quello di crescere sempre di più e piano piano ci stiamo riuscendo. Naturalmente sappiamo pure che questo evento quest'anno assume un significato particolare sotto l'ottica dell'inclusione, infatti è stata coinvolta la situazione Abilmente Uniti, dove ci sono tanti ragazzi diversamente abili, che avranno l'opportunità, grazie ai piloti, di entrare dentro un karting e fare il giro del percorso, sotto l'ottica veramente di regalargli una giornata di allegria e, sinceramente parlando, regalandoci delle emozioni forti che spesso magari sono dimenticate a casa e che invece sono gli attori principali di questa bellissima manifestazione.